Ciao ragazzi e benvenuti in questo primo episodio di Potter News. Ogni mese realizzerò un video come questo dove andremo a ripercorrere tutte le notizie principali relative al mondo di Harry Potter e animali fantastici. Io direi di cominciare subito con le notizie del mese appena trascorso perché sono davvero tantissime. Prima su tutte l'uscita di sabato scorso del film che troviamo già su YouTube disponibile, troverete il link sotto in info box e di cui vi ho già parlato in un video precedente che trovate sopra nelle schede. Questo film è un film fan-made realizzato in Italia che ha già totalizzato circa 2 milioni di visualizzazioni, è stato un successo planetario e si tratta della storia di Tom Riddle e di come è entrato in possesso delle reliquie delle quattro case di Hogwarts e di come lui abbia iniziato a creare gli Horcrux e di come sia poi divenuto Lord Voldemort. Un film che ha raccolto molti pareri positivi anche all'estero e ragazzi vi consiglio assolutamente di guardare. Ma andando avanti con le notizie passiamo a un'altra notizia in ambito cinematografico e si tratta della blacklist dei film non prodotti nel 2017. Ogni anno ad Hollywood viene redatta una classifica delle migliori sceneggiature che però per un motivo o per un altro non sono diventate un film. E tra queste, quest'anno, troviamo una sceneggiatura relativa alla vita di J.K. Rowling. Quindi ad Hollywood stanno già pensando da parecchio tempo di realizzare un film che racconti la vita della nostra autrice preferita. Io, ragazzi, spero vivamente che questo film venga fatto, ma che venga fatto bene come si deve, visto che tante volte sono andato al cinema a vedere biografie dei biopic che non mi sono piaciuti per niente, come quelli di Steve Jobs, ne ho già visti più di uno, e ancora nessuno mi ha colpito e nessuno ha colto, secondo me, la vera essenza di quel personaggio. Quindi, ben venga se la sceneggiatura è stata rimandata, perché non è ancora al 100% convincente, ma mi auguro presto di vedere sul grande schermo questo film. Ma adesso cambiamo totalmente argomento e parliamo di Funko Pop. Il 20 di gennaio sono attesi due nuovi Funko Pop a tema Harry Potter e si tratta di Ginny e Ron in tenuta da Quidditch che cavalcano le loro scope, un po' come il Funko Pop di Harry Potter uscito durante il San Diego Comic Con della scorsa estate. Questi due Funko Pop sono davvero molto belli, mi piace soprattutto quello di Ginny che tiene sotto braccio una pluffa fatta davvero benissimo, ma anche quello di Ron devo dire che ha un suo perché, visto che è compreso anche da casco, visto che come sappiamo il nostro Ron è un portiere. Questi due pop sono davvero molto belli e credo che farò un'eccezione per prenderli, visto che di solito non compro mai due versioni dello stesso personaggio, è davvero rarissimo, ma credo proprio che questi due li prenderò per unirli alla mia piccola squadra di Quidditch che piano piano si sta andando a formare nei ranghi dei miei Funko Pop della mia collezione. Ma non sono gli unici due Funko Pop che stanno per uscire, visto che due spoiler sono già su internet da qualche giorno e si tratta del Funko Pop di Nick Quasi senza testa, di cui però ancora non è stata rilasciata alcuna immagine o alcun render, ma che ragazzi deve essere una gran figata, deve essere sicuramente un pop trasparente e voglio proprio vedere come realizzeranno la testa staccata di Nick Quasi senza testa, quindi la sua testa quasi staccata. E oltre questo pop è atteso anche un pop super size e si vocifera che possa addirittura essere un pop oversize, quindi un pop ancora più grande rispetto a quelli da 6 pollici, perché dalla descrizione risulta essere un drago, presumibilmente quello della Gringot, quindi un drago relativo all'ultimo capitolo dei film di Harry Potter, che porta sul dosso tutti e tre i personaggi. Quindi far entrare tre pop regular su un pop da 6 pollici mi sembra abbastanza difficile, quindi potrebbe arrivare un drago molto grande che porta sulle spalle i nostri tre protagonisti. In quel caso, ragazzi, che ve lo dico a fare, da prendere assolutamente a qualsiasi prezzo. Chiuso il capitolo Funko Pop, torniamo al cinema, ma questa volta con Animali Fantastici. Nelle scorse settimane è stata rilasciata la prima immagine ufficiale del cast per intero di Animali Fantastici 2, I Crimini di Grindelwald. E in questa foto le cose degne di nota sono un paio. La prima è che troviamo Credence. In molti credevano che fosse morto nel primo film, anche se il regista aveva rassicurato su questo, e infatti eccolo qui, lo troviamo nella foto del cast e troveremo qui
quindi il giovane Credence insieme a una nuova maga sconosciuta. Nella foto troviamo anche Teseus, il fratello di Newt, che entra a far parte del cast, e accanto a lui troviamo anche la giovane Leta Lestrange. Quindi curiosissimo di vedere questo nuovo film, ma ragazzi, la notizia più importante è sicuramente la prima apparizione del giovane Albus Silente. In molti si sono lamentati perché l'hanno trovato un po' troppo fighettino, diciamo così, un po' troppo stiloso, ma secondo me ci sta tutto, visto che anche d'anziano era molto stravagante nel suo abbigliamento, era molto appariscente, era molto curato nella sua stravaganza, quindi secondo me ci sta benissimo che abbia questa barbetta così curata, questo cappotto blu, questi abiti così da fighettino come l'hanno in molti ribattezzato, e secondo me ci sta tutto. Mi piace tantissimo l'attore che è stato scelto per interpretarlo, Jude Law. E ragazzi, anche Johnny Depp, nonostante le tantissime proteste ultimamente avvenute per farlo rimuovere dal ruolo di Grindelwald a seguito delle accuse mosse dalla sua ex moglie che lo accusava di violenza, accuse poi rientrate, e J.K. Rowling e il regista David Yates lo hanno anche difeso e hanno ribadito la loro vicinanza all'attore, che non è stato effettivamente condannato per nessuno dei reati mossi dall'ex moglie, che lei stessa ha anche addirittura ridimensionato ad un certo punto. E quindi ragazzi, contento che Johnny Depp sia rimasto al suo ruolo, mi sarebbe dispiaciuto un cambio di attore in corsa. Quindi questa foto ragazzi più o meno riporta poche novità se non quelle del cast, e poi piccolo dettaglio, piccola chicca, troviamo Johnny Depp che stringe tra le mani la bacchetta di Sambuco. Questa è sempre una cosa che fa molto effetto secondo me. Ma andando ancora avanti, adesso parliamo di giochi. Ragazzi, sono attesi ben due giochi per dispositivi mobili in arrivo nel 2018. Il primo si chiama Hogwarts Mystery. Si tratta di un gioco di ruolo dove ognuno di noi potrà prendere le sembianze di uno studente di Hogwarts e dovrà seguire le lezioni, superare degli esami. Si tratta a tutti gli effetti di un gioco di ruolo. Mentre il secondo gioco, quello forse più atteso, è Wizards Unite, e si tratta di un gioco realizzato da Niantic, lo stesso che ha realizzato Pokémon Go, per intenderci. In questo caso si sposa perfettamente con la magia del mondo di Harry Potter, come è stato detto anche dai responsabili sia di Niantic che di Warner, perché anche nei film di Harry Potter troviamo questo mondo magico che è nascosto alla vista dei babbani. Ebbene, in questo modo, tramite i nostri dispositivi, potremmo andare a vedere una realtà alternativa a quella che vediamo tutti i giorni, dove si nascondono appunto queste creature magiche. Infatti, tramite i nostri dispositivi e la realtà aumentata, saremo in grado di vedere delle creature che a occhio nudo non potremmo vedere. Quindi, secondo me, questo sarà un gioco che avrà lo stesso successo di Pokémon Go e che magari poi col passare dei mesi verrà un po' abbandonato, soltanto i più temerari riusciranno a portarlo avanti per qualche anno. E molti di voi sicuramente ci giocheranno come me, e arriveranno anche tanti video in merito, e questo gioco dovrebbe essere rilasciato durante l'estate del 2018, un po' come è accaduto per Pokémon Go, che arrivò poco prima dell'estate. Andando ancora avanti e parlando di novità, ragazzi, sono arrivati due nuovi cofanetti relativi ai film di Harry Potter, e si tratta del cofanetto in 4K che racchiude tutti e 8 i film della saga di Harry Potter. Mi piace moltissimo il design di questo cofanetto, che è tutto dorato con un boccino d'oro sul fronte. Davvero molto minimale, molto bella la confezione, e troviamo anche una versione un po' più economica, un nuovo cofanetto che comprende sempre tutti e 8 i film di Harry Potter, e in più racchiude anche Animali Fantastici e Dove Trovarli, tutto in un unico cofanetto. Quindi anche in questo caso ottima mossa da parte di Warner. E in conclusione, ultima notizia degna di nota è quella diffusa da Lego, perché quest'anno arriveranno dei nuovissimi set Lego dedicati ad Harry Potter, e si tratta nello specifico di un nuovo mega set di Hogwarts, che dovrebbe costare parecchio, visto che la Morte Nera, uscita di recente, ha sfiorato cifre davvero da record, e si tratterà di un kit davvero enorme,
che mi piacerebbe tantissimo prendere prima o poi, ma ragazzi, so già che non riuscirò a comprarlo perché sicuramente costerà un occhio della testa, ma mi accontenterò di guardarlo su YouTube. Oltre ad Hogwarts dovrebbe uscire anche un set relativo alla Sala Grande e poi un altro set che raffigurerà Aragog assieme a Ron e a Harry e dovrebbe includere anche la Ford Anglia. Oltre a quest'altro set dovrebbe arrivare anche una Ford Anglia da sola, quindi si presume sia una Ford Anglia di dimensioni generose e quindi ragazzi, in linea di massima, queste dovrebbero essere le ultime novità che sono state annunciate da pochissimo da Lego. E con questa ultima notizia, ragazzi, siamo giunti al termine. Io, come al solito, colgo l'occasione per ricordarvi del codice sconto 7 Potter che potrete utilizzare sul sito Pumpling per acquistare delle magliette potteriane e di altri fandom, come ad esempio questa qui di Harry Potter che ho acquistato di recente con il simbolo dei Doni della Morte, da cui fuoriescono i quattro animali simbolo delle quattro case di Hogwarts. Io vi lascio tutti i link naturalmente sotto in info box e vi do appuntamento al mese prossimo con le Potter News. Ciao!